Samuele Landi non è stato arrestato. Le confermo ufficialmente che Samuele Landi non è stato arrestato e che io personalmente, che sono da sempre il suo difensore nei procedimenti penali a suo carico, io personalmente ci ho parlato telefonicamente anche questa mattina e sono stato da lui incaricato di inviare un comunicato stampa chiedendo la smentita della notizia falsa, così come di querelare chiunque volesse continuare a diffondere notizie false nonostante questa rettifica. Samuele Landi al momento dove si trova quindi? Attualmente si trova nella sua residenza anagrafica di Dubai. Samuele Landi al momento dovrebbe stare in carcere quindi per la giustizia italiana. È da ritenersi latitante, anche se anche avverso tale procedimento di costituzione di titolo di latitanza abbiamo proposto i dovuti ricorsi. E le ricordo che in Italia il cittadino fino a condanna definitiva ha una presunzione di non colpevolezza. Cioè no, certo, però comunque dovrebbe stare in carcere al momento. E anche ricordo che ci sono termini più eleganti di dire acciuffato. Noi non l'abbiamo utilizzato però. L'esecuzione di un mandato di cattura che peraltro non è avvenuta. Ecco, la prescrizione a quando? Perché adesso incombe la prescrizione. La prescrizione incombe o meno a seconda dell'accertamento o meno di uno dei reati. Cioè il reato è quello di bancarotta fraudolenta, ma il reato per il quale è prevista la pena più grave è quello di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta, e per quest'ultimo reato la prescrizione è più lunga, quindi ancora non incombe. Ok, quindi si parla di anni? Io come suo difensore preferirei di molto una sentenza assolutoria che non una dichiarazione di prescrizione. Ok, al momento... Ma il tempo ci dirà quello che succederà. Al momento quindi Samuele Landi non è agli arresti domiciliari a Dubai, è un uomo libero a Dubai. Non è agli arresti domiciliari, né è previsto dalla norma italiana l'arresto domiciliare all'estero. Cioè, lui è un uomo libero. Lui è inseguito da un mandato di cattura al quale non si è sottratto, ma non ha ritenuto di consentire volontariamente tornando in Italia dall'estero dove si trova. Quindi non è fuggito, si è limitato a non fare rientro. Non vi è nessunissima conferma che vi sia stata alcuna autorità che si sia presentata a casa di Samuele, e aggiungo che la notizia che riportava un preteso arresto ad Abu Dhabi è ulteriormente falsificata dal fatto che la residenza è invece in altra città, che è quella di Dubai. Quindi, non so come, se non uscite fuori una massa di falsità e quindi non di notizie.